Ed è con noi un grande, grandissimo scienziato italiano, Silvio Garattini. Quando si pensa o si parla di problemi dello sport nei confronti dei disabili, l'attenzione va subito nell'opinione pubblica all'idea delle Olimpiadi o di quelle che oggi si chiamano le Paralimpiadi, che sono, diciamo, il frutto in realtà di una collaborazione italo-tedesca, perché questo tipo di attività nasce dall'incontro di Antonio Maglio, che era il direttore scientifico dell'INAIL, che si è occupato molto di disabili e in particolare di paraplegici, con un grande neurologo tedesco, Ludwig Guttmann, che era un ebreo fuggito dalla Germania, si è occupato molto di curare i soldati inglesi durante la guerra e anche lui si è occupato di paraplegici, soprattutto di quelli che stavano in carrozzella, lanciava delle palle perché corressero a prenderla, in qualche modo aveva creato questo tipo di sport, è dal loro incontro che poi nascono le Olimpiadi. Ma quello che va sottolineato è che lo sport vuol dire esercizio fisico, che tutti possono fare indipendentemente dalle Olimpiadi, che va bene per le persone normali, ma va benissimo per i disabili, perché l'esercizio fisico è un fattore molto importante per rassodare i muscoli, è importante per la circolazione, quindi per prevenire molte delle malattie cardiovascolari che sono evitabili, come pure è importante l'esercizio fisico per quanto riguarda il cervello. Sembrerebbe strano, ma l'esercizio fisico permette di evitare la formazione di quei piccoli trombi, cioè dei coaguli sanguigni che arrivano nei capillari e che sono responsabili per la morte dei neuroni, perché se non arriva ossigeno i neuroni muoiono. Quindi questo è molto importante da sottolineare. Abbiamo vissuto un periodo in cui lo sport e comunque l'esercizio fisico non era possibile, dobbiamo riproporlo adesso e abbiamo tutti la necessità di far sì che questo esercizio fisico sia possibile per tutti e naturalmente in particolare per i disabili, che ne hanno certamente più bisogno delle persone normali. Tra i nostri straordinari ospiti di questa sera, Martina Caironi, la stella delle Paralimpiadi. Martina, dall'incidente stradale alla medaglia d'argento a Tokyo, tu sei la stella dei 100 metri alle Paralimpiadi e, puntando sulla volontà di reagire, hai affrontato e superato i problemi. Io conosco un pochino i tuoi sogni perché li hai raccontati. Ecco, vorresti un figlio, un viaggio nello spazio. E poi che altro, Martina? Sì, tra i miei sogni più grandi è quello un giorno di vedere le persone con disabilità totalmente integrate nella società, senza pregiudizi e con tutti gli strumenti giusti per poter vivere una vita normale. E a livello personale invece io continuerò la mia carriera fino almeno al 2024 e quindi cercherò poi di avere tutti i sogni possibili fino al 2024 e poi sì, per avere una famiglia si aspetterà a fine carriera sicuramente. Tu eri molto giovane quando hai perso la tua gamba. Che cos'è che ti ha dato il coraggio di ricominciare, Martina? Beh, quando a 18 anni perdi un arto, sicuramente la voglia è quella di tornare a vivere, tornare a fare tutto quello che facevi prima. Quindi mi ha spinto la curiosità, mi ha spinto l'età e il fatto che ancora avevo tantissime esperienze da fare. E sono stata fortunata perché ho potuto fin da subito conoscere il mondo paralimpico, mi è stata data una protesi e ho potuto iniziare. Quindi dal lontano 2010 a oggi non ho più smesso. So che gli studenti dell'Istituto Europeo di Design hanno lavorato sulle tue protesi, la protesi per correre e la protesi per saltare. Ci racconti cos'è successo?
Sì, in occasione delle Paralimpiadi di Tokyo hanno progettato di decorare le mie protesi da corsa e da salto. Abbiamo scelto due progetti vincitori e poi la decorazione è stata stampata ed applicata tramite appunto questi stickers sulle protesi e infatti è diventato un oggetto d'arte, è diventato veramente un pezzo unico ciascuna protesi. Tu sei molto bella, Martina, lo sai? Grazie. Sei anche molto corteggiata? Ah beh certo, ma quello non dipende solo dalla mia bellezza esteriore, ma penso dal carattere e quindi questo mi fa mandare un appello, diciamo, a tutte quante, a tutte e a tutti, diciamo di non soffermarsi davanti all'apparenza, perché io quando a 18 anni ho perso la gamba pensavo che non mi avrebbe più corteggiato nessuno e invece ho scoperto che non era per niente così e non era solo per i miei occhi, eccetera, eccetera, ma è davvero per lo spirito, quindi è quello che fa la differenza, io penso. Avrai certamente seguito la nostra striscia Stravinco per la vita sulle Paralimpiadi. Noi chiudevamo sempre con Forza ragazzi in giapponese. Gran batte! Sì, in Giappone io ho imparato specialmente a dire Arigato gozaimasu e sicuramente però il vostro motto è un grande incoraggiamento e in qualche modo ci deve essere anche arrivato laggiù quando non avevamo il pubblico che purtroppo ci potesse sostenere in presenza. Noi vi abbiamo pensato e quando poi tutte e tre le nostre fantastiche italiane hanno vinto, beh, è stato veramente una gioia per tutto il nostro paese. Una gioia e un festeggiamento che replichiamo questa sera, 3 dicembre, giornata mondiale delle persone con disabilità, dove noi diamo il nostro contributo ringraziando questa fantastica velocista. Grazie Martina. Grazie a voi e mi raccomando, facciamo in modo che il 3 dicembre non sia solo una volta all'anno, ma che si pensi e si agisca a favore delle persone con disabilità tutti i giorni dell'anno, perché la disabilità non è solo un giorno, ma è tutti i giorni. Quindi grazie ancora.